Sì, arrivo, grazie. Coca? Sì. Adesso giochiamocela. Sì. Perché poi se fa schifo... Sta venendo... Ma no, ma che se fa schifo? Ma sti cazzi. Aspetta, la scarpa. Hai capito? Perché è bello. Grazie. Guarda, la base ce l'abbiamo tutta. Mm-hmm. Come muoverci, eccetera. Cioè, ma ce la proviamo. E pensiamo, siamo adulti. Noi due e i personaggi. Cioè, è un gioco serio. È un gioco serio. Serio. Pronti? Da un lato un messaggio rivolto al cinema stesso, cioè si può fare, basta volerlo. Dall'altro lato, secondo me, è un... è un messaggio, forse, se vogliamo, già sentito e leggermente usuale. È che dietro la realtà che vediamo, che raccontiamo e che leggiamo se ne nascondono sempre altre, e che qualsiasi testo è composto sia dalle parole dell'autore sia dall'intima animalità del lettore, del fruitore. Questa mi sembra una stronzata, però magari perché non faccio cinema. Prova a darmi un po'. Non ci posso stare, mi vedi? Se mi metto qui? Io vado da loro, là. No, non si vede. Dipende da quanto alto c'è. Andiamo, raga! Scusa, metti da là. Tanto, se io sto dietro, mi vedi. Leopold non parla. E poi mi ricordo che c'era il problema, visto che gli attori recitavano sempre più o meno i nudi, di dove mettere i microfoni, no? Perché comunque farlo tutto quanto con un microfono direzionale potrebbe essere un po' un problema, quindi ci volevano le pulci, ma le pulci dove le metti se queste sono nudi? È stata l'idea geniale di mettere all'interno delle parrucche, ovviamente. Aspetta. Questo è il vero cervello di Wanda. Questo qua. Me lo aziona Alessandro, per quello che è un po' strano. Dettaglio cervello, me l'hai acceso il cervello? No, però non magari fosse così semplice dopo Blade Runner. Ok. E che stare molto tempo con gli occhi aperti mi vengono le lacrime. Però guarda, quando non so se tu lo senti lui quando arriva su di te o bene o male, ditecelo voi. Sì, che tanto è muta. Sei muta? Okay. Non si percepisce, perché anche per me è difficilissimo. Va molto lento, vai. Sì, ero seria, troppo seria. Sì, eri un po' sembravi triste, non seria. Perché mi lacrimano gli occhi dall'occhio fermo. No. Ok, cambiate l'occhio di vetro. Vai. Va bene. Però praticamente penso che Alessandro deve aver veramente bestemmiato tutti i santi per riuscire ad avere un audio decente qua dentro. Penso che sia la cosa più difficile, forse. Il set richiedeva proprio per la piega che avevano preso le riprese e il tipo di lavoro creativo che si stava facendo, richiedeva un impegno di tempo che non guardasse all'orologio, quindi quando si arrivava qui si arrivava e si finiva quando avevamo finito. Quella su non ci sei proprio, mettete sulla mucca di Filippo. No. Aspetta. 62 euro prima.